Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo episodio dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di A500 Mini e A500 Maxi. Sì, dopo il C64 Mini, dopo il C64 Maxi, dopo il VIC-20 è arrivato anche l'Amiga 500 Mini e poi probabilmente ci sarà un A500 Maxi. A500 Mini è la versione mignon dell'Amiga 500 in versione PlayStation. De fatto l'A500 Mini segue la filosofia del C64 Mini. Mentre il C64 Mini aveva 64 videogame del Commodore 64, la stazione di gioco A500 Mini ha solo 25 giochi dell'Amiga 500. 25 giochi sono un po' pochini, dato che il piccolo C64 Mini ne portava da solo 64 di giochi. Comunque, come il C64 Mini, l'A500 Mini non ha la tastiera funzionante, è molto piccolo nelle dimensioni, anche se nella forma ricorda l'Amiga 500. L'A500 Mini è un emulatore dell'Amiga 500, serve per processare giochi dell'Amiga, Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 600 e anche Amiga 1200. E la possibilità che arrivasse sul mercato un Raspberry con sopra un emulatore Amiga 500, ecco, io ne avevo già parlato addirittura in due podcast. Vi invito a visionare il podcast C64 Mini contro C64 Maxi ed emulare un Commodore Amiga con un Raspberry. Dunque, come il C64 Mini, l'A500 Mini può gestire una tastiera USB dalla presa USB, ma la sua tastiera, appunto, è per figura, non è funzionante. Piccola stazione di gioco serve per emulare, si è già detto, videogiochi Amiga. Ha in bundle, diciamo, un mouse a due tasti in stile Commodore Amiga e un gamepad ad 8 tasti. Inoltre, diciamo, l'hardware è ovviamente USB. E inoltre l'A500 Mini ha un'uscita HDMI insieme ad un cavetto HDMI, appunto per essere collegato ad un monitor. È una stazione di gioco l'A500 Mini. Si propone appunto di emulare i giochi che giravano prima sull'Amiga 1000, sull'Amiga 500, l'Amiga 600. Ora, c'è da dire una cosa. Questo podcast quindi non c'è niente di nuovo, tranne il fatto che adesso è arrivato per davvero l'A500 Mini e probabilmente è logico immaginare che prima o poi arriverà anche un A500 Maxi, ossia un case del tutto identico a un Amiga 500 con una tastiera funzionante e la stazione di gioco servirà per processare i giochi Amiga in una versione, diciamo, più big. Ora però c'è da dire appunto una cosa. Il C64 Maxi è di fatto un emulatore hardware del Commodore 64, avendo il basic e la tastiera funzionante. Vedremo però nella versione futura dell'A500 Maxi se ci sarà la tastiera funzionante. Che cosa potrà mai farci l'utente con una tastiera funzionante su una PlayStation di dimensioni identiche all'Amiga 500? Ecco. Per chi se lo ricorda, l'Amiga aveva un sistema operativo a finestra, l'utente usava il workbench e quindi lavorava con il computer solo con il mouse. Quando è che l'utente si serviva della tastiera? Ecco, se ne serviva soltanto quando doveva svolgere dei task di produttività personale, come scrivere testi con un word processor, inserire dati in un database, fare di conto con uno spreadsheet, oppure lavorare con programmi di grafica e di musica, nonché processare linguaggi compilati dal Basic al Pascal al Lisp. Oppure, ecco, poteva utilizzare la tastiera ed era necessario utilizzarla se ad esempio sull'Amiga si faceva girare programmi di matematica sofisticata come Merkle. Quindi la tastiera negli Amiga era collegata ad uso di compiti di produttività personale, ma non aveva quasi niente a che fare, diciamo, con l'utilizzo dei giochi, dato che si utilizzava i joystick ed il mouse. Quindi ci sarà poi da vedere
quando uscirà la 500 Maxi con una tastiera funzionante, cosa mai ci si potrà fare con una stazione di gioco che però, diciamo, sarà probabilmente simile come filosofia al C64 Maxi, che è di fatto un Commodore 64, ma il Commodore 64 ha di per sé il vecchio Basic, mentre l'Amiga 500 o comunque in origine non aveva alcun linguaggio, perché lavorava con il Workbench. Quindi sarà interessante vedere cosa avrà di funzionamento il futuro A500 Maxi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.